Oggi non eri al top, vero? Mi rifarò. Sì, pronto? Sì, sono io, chi è? Ah, la mamma di Marco, buongiorno. Sì, bene, grazie, mi dica. E no, guardi, abbiamo appena finito di allenarci in piscina e sto attendendo che loro escano dallo spogliatoio e poi andiamo via. Sì? Sì, signora, guardi, stia tranquilla, non si preoccupi che un po' di nuoto non ha mai fatto male a nessuno. Sì, è andato tutto bene. Grazie, buona giornata anche a lei, a risentirla, salve, salve. Se non mi sentissi così confuso, direi che la mia vita va a gonfie vele. Dormendo poco la mattina, mi alzo molto presto, così posso godermi ogni attimo della giornata. Ho un lavoro gratificante, una ragazza che mi stima, e la mia famiglia mi sta vicino. Sono un ragazzo fortunato, insomma. C'è. Non ti piace? Troppo piccante? Ti fa male la testa, vero? Dai, la solita emicrania. Basta imparare a conviverci. Un po' come con tua madre. Scemo. Aspetta un momento. Ah, ti pareva. Rispondi tu, dai. No, dai, sembra male. Troppo tardi. Ah, salve signora. Sono Alessia. No, Marco non c'è in questo momento. È in bagno. Sa bene quanto tempo ci perde là dentro. Questa me la paghi. Magari può provare a richiamarlo più tardi. A presto. Thank you.
Ho letto un articolo sul Corriere della Sera. A quanto pare c'è gente che va al Sant'Anna di Ferrara da tutto il mondo. Pensa che al dottor Zamboni è successo di essere fermato nel parcheggio dell'ospedale da gente in cerca del suo aiuto. Venuta da Russia, Croazia, Libano. Sì, sì, è vero. Si nota che sono tutte dell'est, le tipe dei film di Siffredi. E questa te la potevi proprio evitare. Comunque, credo proprio di sì. Questo è inconscio, amico. Però adesso basta. Marco è felicemente fidanzato, sai che gli frega delle nostre porcate. Poco importa, è sempre un uomo. Sai che facciamo? Quando si sposerà per il suo addio al celibato, lo porteremo di peso in uno strip club. Questa è un'offerta che non si può rifiutare. Vero, Marco? Sì, macchiato come sempre. Tutto ok? Sì, sì, grazie. No, in verità no. Non capisco perché non mi fa mai entrare. Stai tranquilla. Al momento opportuno ti chiamerà. Non sono certo un pantofolaio. Amo il mio stile di vita frenetico. Se c'è una cosa da fare, preferisco farla subito. Non si vive di utopie per un futuro luminoso, ma lo si accende partendo dal presente. Ed è per questo che voglio essere liberato, dottore. Bene. Procediamo allora. Sì? Ma presto. Per prima cosa, occorre informarsi su tutto. Professor Zamboni, quali sono stati i risultati? I risultati sono strettamente dipendenti dal momento in cui tu hai l'opportunità di operare la persona, perché abbiamo operato persone con livelli di gravità della malattia diversi. In linea generale possiamo dire che le persone che avevano una malattia in una fase iniziale hanno avuto una risposta di tipo ottimale, quindi il 70% di questi ha avuto a distanza dai variabili dai 2 o 3 anni uno spegnimento della malattia, cioè non abbiamo avuto ulteriori episodi e anche gli indici di risonanza magnetica si sono normalizzati. Nelle persone invece con patologie più gravi abbiamo avuto un miglioramento di quelli che sono gli indici della qualità della vita, intendo dire sintomi che sono gravemente disabilitanti come per esempio la fatica cronica, la memoria e altre funzioni che sono molto importanti, certo, per la persona, che comunque vengono ad essere migliorate in un modo consistente. Conosco un'associazione che si occupa proprio di questo. Ci andremo insieme. Un anno fa ho scoperto di essere affetto da sclerosi multipla. Avrei potuto lasciarmi andare, fermo, immobile, ad osservare il mio ostacolo diventare sempre più grande. Ma ho preferito accettare la sfida che mi è stata offerta dal destino e l'ho usata come spinta per continuare a vivere.